Ragazzi, apri questo speech, sì. Scendiamo giù. Qui. La Carbos. Qui farà, ti daranno due mosse che sono potentissime, che Blitzers e Sole Raggio. Blizzard TM14, Blizzard, e se apro qui questo qua, statua, e vado qui, prendo prima la chiave per un dito, ma dito di tipo normale. Ma non escape room, puoi uscire più veloce. Prima vado dentro al center per vedere se il dito è un po' come tipo normale, che penso di sì. Normale. Ma che utilità. È più utile il mio Eevee, che ha una mossa d'attacco. Questa palestra, il Pokémon più utile sarà fatta in vita, sarà utile per queste ultime due palestre, che sì. Questa è la penultima palestra, quella di Blaine. Ah, quiz Pokémon, me lo schippo tutto, ma siamo arrivati al capo palestra, Blaine. Ciao Blaine, sei pronto a perdere? Io spero che non perda nessun Pokémon. 42, il tuo ace è a livello 40. Ok, spero che no, ho usato falle a basta, non ho sprecato. Hyper potion. Io c'ho due Pokémon che hanno mosso di tipo acqua. C'è anche Snorlax, che ha surf. Al massimo posso continuare. Questo sì è fattibile, nel senso che ti prendi un altro tipo, perché Snorlax e Kangaskhan imparano, non si sa perché, ma imparano tutti e due surf, non si sa perché, ma tutti e due imparano surf. Io non sono utilista. Snorlax saprà sicuramente nuotare, anche Kangaskhan. Ha senso che lo imparano surf? Sai quali Pokémon che non hanno senso che imparano surf? Si chiama Nidoking, che Nidoking è 4x super efficace il tipo acqua, 4x super efficace al tipo ground, che Nidoking è di tipo poison ground. Perché impara surf? Mettiamo un big boy per fare il suo lavoro, perché ho paura che non io perdo un po' come a questo livello. Mi manca che l'ultima palestra, che quella sarà di tipo ground. Fire Blast. Santo, cioè i criticali mi fanno malissimo. Nope. Ha fatto di meno quello che pensavo, ha fatto di peggio. Non pensarci proprio. Da criticali a fare a bruciare, non facciamo così, uso Body Slam, che fa malissimo perché sono
sono una persona intelligente, di che non è che non. Ah, anche te curi, ok. Ti spammerò Body Slam, perché sì, anche se sono più super efficace, ma devo paralizzarti. Come ho detto, se non ho una. Penso che una full heal, di che. Ah, la full heal. La spreca adesso. Fare basta, missa. Surf colpisce. E Arcanine. Giù. Se mi fanno imparare una mossa di tipo fuoco, mi danno. Se uno dei miei Pokémon mi impara una mossa di tipo fuoco, non sono triste. Non sono triste, sono felice perché l'unico, uno dei tipi che mi manca, che è un po' come impara, è il tipo fuoco. Idea potevo andarci a prendermi Flamethrower, ma no, Flamethrower, no, pensarci proprio che vado. Cioè, sprecare il mio tempo a cercare un Flamethrower. Non è che ho sprecato il tempo per cercarmi il Pokémon nominato. No, queste sono idee. Ma imparano più di uno, cioè. Faccio imparare a Kangaskhan. Perché Big Mama sarà fino alla fine. Dizzy Punch, ciao ciao, Flareba, Flareba. Vado a fare anche la palestra di Giovanni. Naturalmente, dai. Posso fare tutta, faccio così, Pokémon. Dig. Non come non posso usarla. Ma se le altre palestre me le faccio usare, perché in questa no? Ok, ci vediamo fuori. Camminiamo. Sta palestra è strana, gli altri mi fanno usare di questo qua no. Ciao Bill, tu pensi di cui venire nella nostra città? No. Io come persona di tutti quanti non mi serve già la scuola perfetta, no. Puoi andare via? Ti sei andato via? Ok. Anche se penso che Giovanni, il problema di Giovanni sarà che avrà anche lui Pokémon forse a livello 50, penso tra il 50 e il 48, 50 penso. E io Pokémon livello 46. Posso andare ad allenare, io vado subito per la prossima palestra. E non so, io non sapevo scegliere tra Firo e Farf. No, perché sono venuto in questa città? Non sapevo scegliere tra Firo e Farfetch'd. Sapendo che Farfetch'd. Sapendo che Farfetch'd impara Sword Dance, detto, Sword Dance è utilissimo perché sapete che ti boosti l'attacco, il primo shotdown della metà squadra, ma una difesa bruttissima, cioè Firo è più forte. Inizio con Fata, sì, dai, iniziamo con Fata. Non farò vita di nessuno, a parte. In totale sono due allenatori obbligatori e posso fare tutta la palestra. Sì. Ma se lui hanno intera squadra da 6. Ah, sì, se intera squadra da 6 mi alleni Pokémon. Oh yeah, no. Che faccio una maciuta? Se vuoi posso andare la mossa più forte di ciò. Di tipo acqua, che ce l'ho surf, ma. Più che se serve come Blastoise, un po' come di tipo acqua, imparavo mosse come idropompa. Il problema di Nidorina, che non è di tipo ground. Questo sarà il problema di sta palestra. Ogni volta che c'è un dopo, mi fanno one shot il Pokémon. L'unico Pokémon che sopravvive, ve lo dico su, l'unico Pokémon che sopravvive un double kick, ve lo dico chi è? È Firo! E perché è Firo? Perché è di tipo volante, il volante è super efficace, tipo. Il tipo volante è super efficace al tipo. Sì, tipo lotta. Ci vediamo a Giovanni. Ciao Giovanni. Sei pronto per perdere per un'altra volta? Nata miserabile vita? Giovanni. Mandi proprio il Pokémon che soffre di più di questa squadra? Ok, un Waterpulse. Deve riuscire a buttarlo giù. Raidon quello. Cioè. Insieme a Onix è uno di quei Pokémon che soffre tantissimo il tipo acqua. Cerco di sfruttarlo. Perfetto, se non mi sono. Ah, non mi ha fatto niente, avevo paura dell'Earthquake. Adesso penso di far imparare Earthquake e Kangaskhan perché quello che.
C'è quello che Nidoking. Anche lui soffri tanto, soffri. Soffri. Finché non mi fa crit. Vado, finché mi fa un crit. Oh, sto benissimo, oh mio Dio, c'è. Me la sta per guffare. Devo perdere Fata, che Fata era... Fata è uno dei Pokémon più forti, Big Boy. Devi sopravvivere tanto, devi sopravvivere. Gli manca due Pokémon. Due Surf, può non farcela. Ma sto qua ci one shot. No, non ci one shot. Sopra... C'è anche il Doctil, soffre troppo tipo acqua, a dire che... Il suo Rayon, che è Pokémon più scarso. Ah, oh, mio Dio. Quel Nidoking stava per buttarmi giù un Pokémon, non mi... Non è che era felice che mi butta giù, devo mettere Ditto in squadra, no, no, no. Io mettevo Farfetch'd in squadra, non Ditto, Chilling mettevo. Tu pensavi che mettevo Ditto in squadra? No, perché Ditto è... Avevo una mossa che mi fu... Una mossa! Transform! Cosa serve? Cosa ti serve Transform? Ti trasformi in altro Pokémon? Non... Cioè... Cosa sei? Un Pokémon inutile? Sì, è inutile Ditto, chi se le ricorda? I fan di Ditto. Io non sono nessuno fan di Ditto. Ok, team case open. Oh, l'ho visto da questa qui. Dove? Ecco, Earthquake. Posso farlo imparare a Kangaskhan. Ecco, perché non Big Boy? Perché Big Boy ha già delle tante mosse. Bite 60, 150, Mega Punch. Beh, togliamo Body Slam. Una cosa... Una cosa negativa, che ve lo dico, una delle cose negative, secondo me è una cosa negativa. Ha un moveset delle palle. Fare imparare poco il prossimo. Prendere contro. Curarmi poco così posso andare contro il nostro rivale. Pelù. Ciccio sto. No, no. Sì, il nostro rivale. Cioè io una cosa. C'ho tanti Pokémon forti in questa squadra. Adesso il problema che ho fatto erano dei Pokémon più forti. Adesso c'è. L'unica mossa che c'ho più forte è Mega Kick. Sono sicuro che farò imparare a lei. Solar Beam. Non faccio imparare dopo, non adesso. Adesso c'è la battaglia contro il nostro rivale, che è una delle battaglie che ho paura di tanto, perché ho perso di poco in questa battaglia. Sto rivale di grande stupidaggine. Intelligente, sì. Fight. Combattente. Oh, ho appena pensato che il tipo peggiore, l'Elite Four, secondo me è uno dei più peggiori. Non sa chi sarà. Sarà Bruno. L'ho fatto imparare giù prima della palestra Shockwave, perché questa è una cosa brutta. La mossa più forte che avrò di tipo letto è Shockwave. Shockwave. Posso mettere chi voglio. Ma Shockwave non è così forte come mossa. Perché se mi serve un po' come tipo elettro, fosse. Era una cosa facilissima. Ma non un po' come di tipo elettro. Sfortunatamente. Sono uscito dal gioco. No. Sono uscito dal gioco. Questa cosa brutta. Non capisco perché il nostro rivale ha tolto Rayon dalla squadra. Chi c'aveva Fire Blast mi sembrava Big Mamma. Mi sembra
Guarda, questa madre fiera. Ti faccio un fire blast. Il problema di Ezekito che non ha un secondo. Ah, vuole usare Solar Beam. Se ha un secondo tipo che la rende immune alla mossa psico psychic. Chissà, potrei provare a colpire con psychic. Oh no. Calma, no. Ah, non capisco, questa generazione è una cosa negativa. Ve lo dico. Non c'ha mosse di tipo buio potentissime, rotte. Le mosse che c'ha di tipo buio più forti. Non sono neanche così tanti. Ah, questo. Il Pokémon che ho paura di più è Alakazam. Alakazam. E avere paura di Alakazam, questo è un problema. Perché. Sì. Io ho anche paura di Gyarados perché la mossa più forte non è Rotom che ho. No, aspetta, proprio farlo dormire. Lume basso, mi può farlo dormire. Perfetto. Iniziamo bello, Lily. Brava Lily. Iniziamo a fare il rollout perché sì. Guarda qua, devo fare rollout. Se no, riesco a addormentarla, mi faccio più danno. Cioè, ogni turno di rollout, non missare. Non missare. Non missare. Oh mio Dio, mi è stato una potenziale morte. Gyarados muore. Prima che potrà uccidermi un Pokémon. Fortunatamente. E Charizard butta il suo Pokémon più forte. E io butto Big Boy. Con questo Charizard Surf. Anche questa mossa potrebbe shootarmelo. No, resiste, resiste Big Boy. Potente resiste. Oh my god. Earthquake non è. Fammi adesso Earthquake. So che dovrebbe. È un tipo volante che non faccio niente, vedi, non gli faccio niente. So che Charizard è più veloce, dire che non ci provo neanche. Dir che non so perché da un momento all'altro un crit mi ha fatto un così male. Ah, povero Big Boy che è morto adesso, ma io non me ne frega un cabo. Non conto Big Boy come è morto. Non morirà mai. Non metterò mai un dito in squadra. Pensate che metto dito in squadra? No. Potevo mettere dito in squadra, ma ho pensato. Oh, mi ha fatto imparare a sto qua delle un miliardo di mosse. Io sacrifico, io metto dito nella morte, lasciando il suo funerale. Ma dopo quando ho pensato che non sono riuscito a catturare un Chansey, che mi è uscito Chansey, ma non sono riuscito a catturarlo. Questo mi ha reso conto che non posso lasciare morirlo. Faccio imparare Big Mama. Portare poco fine al livello 55, non me ne frega niente, così non muoio mai. Solar Beam. Ah, c'è questo grande problema dei miei Pokémon che non hanno tutte le mosse potentissime. Per esempio, nessuno. C'è impari Solar Beam, ma non impari questa. Oh mio Dio. Vediamo se impari Calmind. Ti riesci a alzare, boostare tutto, ma. Ne.
Inizio episodio di tutti, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao.